Ma noi partiamo da Facebook. Ne stanno parlando proprio gli amici della CNBC in questo momento. Loro stanno facendo un approfondimento proprio per quanto riguarda i lavoratori che evidenziano attraverso le voci raccolte dal sito The Verge le pessime condizioni di lavoro, soprattutto in quei siti dove si moderano i post di Facebook, e quindi una Facebook che torna a essere sotto, diciamo così, nel mirino. Noi parliamo di Facebook, ne parliamo insieme al professor Ferdinando Ametrano, docente dell'Università Bicocca, uno dei massimi esperti del mondo delle criptovalute, perché la notizia di queste ore è che Facebook ha lanciato Libra, vantaggi e svantaggi della nuova criptovaluta che secondo Mark Zuckerberg, che però la fa gestire da una fondazione a Ginevra, potrà essere usata da 1,7 miliardi di persone. Ben ritrovato professore! Buongiorno a voi. Allora, ci spieghi un po' bene Libra, vantaggi e svantaggi di questa nuova criptovaluta che dovrebbe partire nei primi mesi del 2020. Allora, secondo quanto dichiarato è una valuta, è una criptovaluta che vuole soddisfare fondamentalmente esigenze transazionali, non è quindi speculativa, non potrà aumentare o perdere di valore perché dovrebbe essere ancorata a un paniere di riserva di valute e titoli di Stato, di diverse valute, euro, dollaro, sterlina e yen, che farebbero in maniera che il potere d'acquisto resti stabile, e quindi è una moneta pensata fondamentalmente per gli acquisti, per i pagamenti e per le riserve. Bisognerà vedere quanto semplice sarà usarla, perché comunque già da parte di regolatori e politici alcuni dubbi sono stati avanzati e non tutti guardano di buon occhio che Facebook batta la propria moneta. Però è una moneta un po' diversa rispetto al Bitcoin, che non è legata al paniere di valute reali, è così professore? Ma le differenze con Bitcoin sono radicali, sostanziali, innanzitutto il fatto che Bitcoin è completamente decentralizzato, quindi non è governato da un'associazione, è incensurabile ed è sostanzialmente più che una moneta un bene rifugio. Bitcoin è scarsità in ambito digitale, quindi vuole essere l'equivalente digitale dell'oro. Viceversa, Libra è totalmente centralizzata, guidata da un'organizzazione ben individuata che avrà a che fare con regolatori e con istituzioni finanziarie e che quindi può governarla come preferisce. Da questo punto di vista rispondono ad esigenze direi quasi complementari, se non addirittura opposte. E intanto vediamo l'andamento del Bitcoin, che ieri sembrava aver un po' sofferto l'arrivo di Libra, professore. Oggi lo ritroviamo a un passo da quota 10.000, siamo a 9.120 dollari, e insomma siamo a più 1,14%, un Bitcoin che se lo ricorda era 20.000 dollari, professore. Sì, però me lo ricordo anche a 2500 dollari e tutti dicevano che era morto di nuovo. In realtà è molto interessante di Bitcoin provare a guardare i minimi per anno. I minimi per anno sono in crescita assolutamente esponenziale. Bitcoin ovviamente, essendo una proposizione controversa, l'idea di avere un oggetto digitale trasferibile ma non duplicabile, quindi scarso, è qualcosa che si fa fatica ad accettare e a comprendere, di conseguenza il mercato nel tentare di metterne a fuoco il valore ha molta volatilità, ma queste cose le abbiamo viste anche in passato con Amazon negli anni 90, grandissima volatilità e un drawdown, cioè una perdita dai picchi di oltre il 98% del suo valore. Ecco, Bitcoin è un po' come Amazon a metà degli anni 90, tra 10 anni probabilmente ci gireremo indietro e diremo che era ovvio che la proposizione dell'oro digitale sarebbe stata incontrastabile. Per adesso lo vediamo crescere tra alti e bassi, ma direi comunque in maniera inesorabile. Ricordiamoci che vale pur sempre 9.000 volte più di quello che vale 8 anni fa. Assolutamente vero, grazie al professor Ferdinando Ametrano, lo ricordo, docente dell'Università Bicocca. Aspettiamo in studio, professore. A prestissimo allora.